patronato dal dottor Simone Astori di Microden. In questo video andremo a conoscere assieme i due strumenti tecnologici utilizzati da Microden per la terapia della parodontite. La prima cosa, forse lo strumento forse più importante in assoluto, è il microscopio operatorio. Che cos'è il microscopio operatorio? È uno strumento che permette di ingrandire in maniera molto importante dalle 3 alle 30-35 volte la vostra bocca. Utilizzando questo strumento, che tutti i nostri operatori, gli igienisti e i dentisti utilizzano poi in tutte le terapie, ci permette nel cuore della parodontite di vedere e quindi rimuovere, perché lo vediamo, tutto il tartaro che si nasconde sopra e sotto le gengive. E che, come ho detto prima, è il bunker, una specie di protezione per i batteri. Utilizzare il microscopio ci permette anche di essere meno invasivi e anche più delicati. Perché? Perché con gli altri strumenti, con quelli che si chiamano curette, gli strumenti manuali, con cui si fanno i curettaggi o le levigature radicolari, ci si basa sul tatto, cioè si va a sentire col tatto se c'è del tartaro e si va a togliere in maniera più o meno forte. Con invece il microscopio, andando a vedere, basandoci sulla vista, andando a vedere effettivamente dove è il tartaro, riusciamo a essere molto più selettivi. Ovviamente molto più completi nella rimozione. Una volta tolto il tartaro, cosa che è fondamentale, mi raccomando, non è che non possiamo togliere il tartaro e poi utilizzare direttamente l'altro strumento che è il laser. Nelle terapie della parodontite la cosa più importante è togliere i residui di tartaro e placca sopra e sotto le gengive. Una volta quindi fatto questo, nella fase preparatoria dopo la diagnosi, arriva uno strumento che, se usato in questo modo, può essere veramente molto efficace nella rimozione dei batteri, nell'aiutarci a rimuovere i batteri, che è appunto il laser ad alta potenza. Io ho un master europeo in laser terapia, quindi lo uso già da molto tempo, e utilizziamo nei nostri centri il laser a neodimio, che è un laser, diciamo, di fascia alta, molto efficace. Che cosa ci permette il laser a neodimio? Il laser a neodimio, in modo praticamente indolore, si sente giusto un pochino di calore. Questa fibra viene inserita all'interno delle tasche delle gengive e la luce diffusa dal laser, ricordiamo che il laser è una luce, va a uccidere, quindi come diciamo uno scanner, come una bomba, una piccola bomba indolore, tutti i batteri che si nascondono non nel tartaro che abbiamo già rimosso, ma all'interno del dente, che è pieno di piccoli microscopici canali che si chiamano tubuli dentinali, e all'interno delle cellule della gengiva, in cui nessun altro strumento può arrivare, proprio per sue caratteristiche fisiche. Quindi, cosa andiamo a fare? Prima fase ricopiatoriamo, la diagnosi fondamentale per fare una cura personalizzata. Dopodiché andiamo a pulire in maniera accurata tutta la bocca, grazie al microscopio gli strumenti solitamente si chiamano ultrasuoni, quelli che vibrano, che vanno a rimuovere il tartaro, facciamo uno o più sedute. Successivamente arriva il laser, che in varie sedute di vario tipo va a uccidere e abbattere la carica batterica. Al termine di questa fase andiamo a ripetere l'esame dei batteri, l'esame microbiologico, per verificare di aver portato la soglia dei batteri al di sotto di un livello che il nostro sistema immunitario può tollerare, livello che abbiamo determinato grazie all'esame genetico. Una volta fatto questo, come ho detto, miglioreranno velocemente tutti i principali sintomi. La chiusura delle tasche, quindi portarle sotto il livello soglia, avverrà però, attenzione, nel corso di svariati mesi, così come anche la ricrescita dell'osso. Sì, l'osso può assolutamente ricrescere anche senza zeppare le tasche, così come guariscono in maniera autonoma le fratture dell'osso, a condizione che siano ferme, ovviamente, e non esterili, quindi senza batteri. E abbiamo tantissimi casi di ricrescita dell'osso. Fatto questo, e questo avviene ricordiamoci, almeno dai 12 ai 18 mesi. Ovviamente una volta fatta la terapia non possiamo lasciar perdere tutto, ma dobbiamo aderire a un programma di mantenimento quanto più stretto e regolare possibile per mantenere i risultati raggiunti ed evitare che la patologia poi ritorni. Per quanto riguarda il programma di mantenimento, lo andiamo ad analizzare nel prossimo video. Thank you.